Il mercato italiano ancora non lo vede tra i protagonisti, ma nel mercato mondiale il biologico ha una marcia in più. Per questo sono numerosi i produttori pugliesi di vino che, nella volontà di varcare i confini nazionali con i loro prodotti, hanno messo in atto la conversione dei propri terreni per arrivare ad un prodotto che possa appuntare in etichetta il marchio 100% bio. In Puglia gli ettari di vitigno bio tra il 2016 e il 2017 sono aumentati di oltre il 50%. Passando da 10.000 ad oltre 15.000 ettari. Completerà quest'anno il percorso di conversione l'azienda vitivinicola Podere 29. Per alcuni poteva essere semplicemente un valore aggiunto economico, nel senso sfruttare il biologico per avere un guadagno superiore. In realtà adesso, andando avanti negli anni, c'è sempre più richiesta e si è preso veramente coscienza del discorso biologico. Quindi all'estero ha preso piede alla grande e io credo che le aziende debbano in qualche modo cavalcare questo filone del biologico, ma soprattutto credendoci e non pensando di farlo solamente per scopi economici. Noi proprio quest'anno, alla fine del 2018, termineremo il processo di conversione e dal 2019 avremo tutta la linea certificata bio, anche se l'azienda fin dalle origini, dal 2005, è sempre stata a conduzione biologica e biodinamica. La famiglia Marrano non ha deciso di imboccare questa strada in tempi recenti o spinta solo dal maggior valore economico che può avere una bottiglia bio. Ci ha sempre creduto nonostante la giovane età dell'azienda e del suo leader. È un settore complicato con le sue difficoltà, però bisogna innanzitutto partire dal concetto che la Puglia è una regione splendida e offre la possibilità soprattutto a noi giovani di esprimere al massimo le nostre potenzialità, e io mi sento sempre di dire che forse dobbiamo crederci un po' di più. In bio saranno dunque tutte le varietà. Alla 52esima edizione del Vinitaly, Podere 29 si è presentata con una nuova etichetta, frutto di un mix tra i due vitigni maggiori rappresentanti della Puglia. Proprio quest'anno abbiamo presentato sia al Provine di Düsseldorf che qui al Vinitaly il nuovo prodotto dell'azienda, che è proprio credo il massimo del concetto, l'unione tra i due vitigni principali della nostra regione, appunto il Nero di Troia in primis e il Primitivo, i due cavalli di battaglia che credo tutti noi dobbiamo esserne estremamente orgogliosi. È un vitigno che è stato fatto conoscere in maniera importante all'estero. Noi speriamo e credo che si sia imboccata la strada giusta, che anche il Nero di Troia finalmente proprio abbia il successo che merita. E l'idea soprattutto della mia azienda è stata quella proprio di sfruttare il successo e la visibilità del Primitivo per riuscire a far portare sotto i riflettori che merita il Nero di Troia.